Commissario, giornata importante per Brindisi e per il suo porto, si parla di reti transfrontaliere e si ridiscute la possibilità di allungare il corridoio Baltico-Adriatico fino a Brindisi, un'opportunità per mettere Brindisi al centro della logistica europea. È una grande opportunità che oggi si sta verificando, speriamo che accanto a questo evento, che è già un'ottima base di partenza, si possa realizzare e concretizzare questa che è un'iniziativa che il dottor Dati sta portando avanti e che ristabilirebbe le regole del gioco. Abbiamo già detto di questa posizione naturale fantastica che la natura ha assegnato a questa città e che l'uomo ha tolto a Brindisi nel 2014. Speriamo che vengano ristabilite le regole elementari che candidano Brindisi in questa posizione. Lei ha avuto modo di parlare già con Patroni Griffi, quali i punti principali sui quali insistere? Questi compiti spettano sicuramente al Parlamento europeo, con Patroni Griffi, lui, l'autorità portuale, è certamente uno snodo importante di questa vicenda. È più deputato di noi a poterlo portare avanti. No, in assoluto invece... La Commissione Comunale darà il sostegno indispensabile perché ciò sia sul piano delle iniziative concrete. Quindi auguriamo che la politica possa sviluppare adeguatamente questa attesa da parte di tutta l'opinione pubblica.